Allora, tusciamoci. Siamo a Toscana, siamo in questo sperone tufacio assai particolare. Allora, abbiamo qua tipo tre, vedete, mega arcosoli. Poi si prosegue. Allora, il primo, guardate com'è bello stondato, abbastanza profondo, con... Perché tu dici, vabbè, ma che ci facevano? Perché tutto sto lavoro? Guardate. Però già sembra iniziato, manco finito. Boh, non si sa. Cioè, ci hanno lavorato. Però va bene. Dunque. Quello centrale è da urlo. Allora, se qualcuno ha trovato mai una cosa simile, ve lo devo assolutamente dire. Qua, in questo aperto, dunque non c'è possibilità di chiudere questo arcosolio profondo, c'è un lettino con il cuscino rettangolare come nei video precedenti. E poi abbiamo un sedile, un trono, non so che è, e di lato, guardate, sono due cilindri. Adesso vediamo se riesco a farvi vedere. Sono due cilindri. Uno e due. Due cilindri aperti. Ora, aperti sembra che si sono rotti, perché sembra proprio rotto. Ma adesso vi faccio vedere quanto sono fatti bene. Cioè, no, si vede la luce. Allora, più enigmatico di questo, cosa c'è? Qui abbiamo la traccia del column al contrario, negativo, no? Dunque, che è scavato dentro. Dunque, riproduce, chiaro, diciamo, ciò che noi, il concetto di ciò che noi abbiamo di tomba, con il letto e il cuscino rettangolare. Però, di qua non si capisce che è. E di qua, terzo ambiente, sempre identica entrata e irripetibile, non ci stanno mai, identica, sempre column, questo è leggermente più profondo, column in negativo, dunque quando dico il negativo che è scavato all'interno, tetto spiovente e sempre lettino con cuscino rettangolare. Allora, a fianco ho trovato un'altra tomba con l'anello, ma farò un altro video, con un anello meraviglioso. Qui c'è una bozza. Hanno iniziato a fare la stessa cosa, addirittura guardate che parete liscia lì, dunque è stata allisciata perfettamente. Io non lo so perché tanto lavoro, lì è proprio tutto liscio, bello incastro, guardate bene. Appena rientranza di pochi centimetri è ben raffinato. Allora vi faccio vedere 1, 2, 3, di cui quello centrale con questi intagli a cilindro, punto interrogativo. Adesso, prossimo video, vi faccio vedere l'altro ipogeo più rassomigliante a una tomba con anello.